Dimmi perché sei qui. Per la psoriasi. Adesso è come si presenta di solito o in genere è un po' meglio o un po' peggio? A volte meglio, altre peggio. In che modo senti che la psoriasi condiziona la tua vita? Ogni volta che vado in piscina, i bambini mi chiedono cosa ho sul braccio o fanno delle facce strane. E mi vergogno tanto a stare in mezzo a loro. La psoriasi si manifesta con placche rosse sormontate da scaglie di pelle spesse e argentate, che in più danno prurito. Anche se questa condizione non è un rischio per la salute, abbassa parecchio la qualità della vita. Mm-hmm. Ci sono trattamenti disponibili. Hai già provato dei farmaci? Va bene. Ti hanno dato qualche problema? Purtroppo le venivano varie infezioni. Ok. Sulla gamba, all'occhio e non c'erano grandi miglioramenti. Sì, capisco. La desquamazione della pelle di Yelly è dovuta al sistema immunitario iperattivo. Le cellule cutanee si riproducono troppo in fretta e si accumulano. Ci sono diverse possibilità di trattamento, tra cui anche farmaci pesanti come gli immunosoppressori. Il problema è che ha già avuto effetti collaterali. Devo osservarla da vicino ed esaminare meglio le lesioni per assicurarmi di avere un'idea chiara della situazione. Dunque, è una caratteristica tipica della psoriasi avere questo aspetto. Guardo il ginocchio. Grazie. Ti prude? Non mi sembra che ti gratti troppo. Lo faccio sempre, invece. Sì, dentro le orecchie, vedo. Le scaglie si staccano? Mm-hmm. A volte le si tappano addirittura le orecchie. La cosa non mi stupisce. Cioè, il fatto è che non ci sono in corso molte azioni per contrastarla. Yelly ha assunto un paio di medicinali per trattare i sintomi generali della psoriasi. Ma finora non ha avuto risultati soddisfacenti. La buona notizia, però, è che adesso ci sono nuovi farmaci molto promettenti, usciti sul mercato negli ultimi 10 anni, pensati appositamente per persone con una psoriasi aggressiva. Questi farmaci biologici hanno davvero cambiato il volto della dermatologia, soprattutto per i pazienti come te, soggetti a infezioni parecchio diffuse. Quello che vorrei proporvi è stato usato per la prima volta specificamente per trattare la psoriasi. I risultati di questi medicinali sono veramente straordinari, quindi vi invito a prenderli in considerazione. Per farle l'iniezione, è il caso che ora andiamo dentro. Va bene per voi? Io ho qualche problema a entrare, perché lei ha la sua mascherina di stoffa, ma io non posso metterla, quindi non so... Ok. Dobbiamo rispettare le regole dentro lo studio, perché tutti si sentano protetti, chiaro? Ho un problema ai polmoni e poi mi dà una sensazione di soffocamento. D'accordo. Io non accetterei mai che alla mia bambina venisse somministrata una cura di qualunque tipo e di certo non un'iniezione se non fossi presente. Questo complica un po' le cose perché... siamo all'aperto, cioè come faccio a somministrarle il farmaco in un parcheggio? Non è eticamente giusto, chiaro?